Raga, se siete interessati ad avere l'account livello 100, sotto in descrizione troverete il numero di Bairizar. Bella a tutti ragazzi, qui è Rice Dark e benvenuti in questo mio primo commentarozzo sul canale del clan. E appunto oggi sono qui per la prima volta, perché neanche l'introducing avevo fatto il commentary, visto che diciamo già l'avevo fatta su un altro canale. Poi diciamo che secondo me anche l'introducing non è una cosa abbastanza intelligente, secondo me è anche una cosa abbastanza stupida. E perché che cazzo fa un ragazzo? Può fare le stesse cose, può giocare a pallone, può fare arti marziali, può fare studia e oggi. Cioè, è logico, oppure sei ignorante, non lo so. Comunque, sono qui oggi a portarvi questo mio primo commentary. E inoltre sono qui appunto a commentare un mio gameplayozzo. E raga, mi introduco in gameplay, che si tratta praticamente di un doppio nucleare effettivo realizzato solamente in gruppo da due ed ero con Kreshik, come potete vedere dalla feed. E l'ho realizzato sulla mappa Combine con il mio carissimo Kuda, che cioè praticamente uso quasi solo quella. E era accessorato il mio CUDA con caricatori aumentati, calcio regolabile e fuoco rapido. Anche se non è una classe eccelsa, cioè non è una classe assurda, mi trovo ad usarla, però potete usarla anche in diverso modo. Per esempio ci potete mettere calcio regolabile, caricatori rapidi e caricatori aumentati, per farvi capire che è sempre una classe molto buona. Dipende comunque dal vostro stile di gioco. E invece come specialità usavo antischegge, sciacallo prestigiatore e maschera tattica. Diciamo le specialità base per giocare a nucleo. Però per chi comunque non vuole utilizzare prestigiatore, può benissimo levarsi, perché io diciamo sono abituato a usare prestigiatore. Quindi per chi magari non vorrebbe usare prestigiatore, può anche decidere di levarselo e levare anche la specialità di Tiva, che ti permette di usare due specialità e mettersi il quarto accessorio sull'arma. Raga, oggi sono qui con un'iniziativa, ovvero siccome ultimamente sta andando di moda a giocare a veterano, tutti stanno giocando a veterano e tutti stanno portando gameplay su veterano, tra poco tornerà di moda, perché veterano sta scendendo di importanza, tornerà di moda a giocare a nucleo probabilmente. E quindi vorrei diciamo darvi dei consigli su come giocare a nucleo, siccome io gioco solo nucleo e siccome vedrete solo gameplay su nucleo. Quindi se volete deve avere dei consigli su come giocare a nucleo, scrivete sotto nei commenti e chiederò a Peppi se mi farà fare un commentary magari un po' più lungo per darvi dei consigli. Comunque raga, il video sta concludendo. Mi dispiace, il commento non è stato eccelso, ma non sono commentatore, non sono abituato a fare questi tipi di commentari. E vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivermi al mio canale, che sarà sotto in descrizione se il video vi è piaciuto. E bella rega, ci vediamo in un prossimo video.